Benedizioni, carezze spontanee, sorrisi rassicuranti, parole cariche di speranza. Anche nel 2015 Papa Francesco si fa pellegrino per le strade del mondo per recare l'annuncio di un amore che non delude. L'anno si apre tra il 12 e il 19 gennaio con il viaggio apostolico in Sri Lanka e nelle Filippine. Nella perla dell'Oceano Indiano il pontefice si reca per incoraggiare la piccola comunità cattolica e il processo di riconciliazione dopo anni di sanguinosi scontri e per proclamare Santo Joseph Vaz, fulgido esempio di carità cristiana e di rispetto per ogni persona senza distinzione di etnia o religione. Accolto nelle Filippine con un entusiasmo contagioso, Papa Francesco mette da subito a fuoco le difficoltà più impellenti da affrontare, povertà, corruzione, esclusione sociale, lanciando un appello ai dirigenti politici. Il momento più toccante del viaggio è l'incontro con la popolazione di Tacloban, profondamente ferita nel 2003 dal passaggio del tifone Yolanda. Durante la messa Papa Francesco parla a braccio, consolando i presenti e rimarcando che il Signore della Croce comprende i dolori dell'uomo e non delude mai. Un oceano di milioni di persone partecipa poi alla messa celebrata al Quirino Grandstand di Manila, dove Papa Bergoglio affida a tutti un compito: essere eccellenti missionari della fede in Asia. Il 21 marzo Papa Francesco è nel Santuario Mariano di Pompei per pregare ai piedi della Madre Misericordiosa e per consegnare nelle sue amorevoli mani le tante strade dell'odio e del sangue, le mille antiche e nuove povertà, piaghe che conoscono bene gli abitanti di Scampia, periferia di Napoli, ai quali il pontefice chiede di non arrendersi al male. La corruzione spuzza e la società corrotta spuzza. È un cristiano che lascia entrare dentro di sé la corruzione, non è cristiano, spuzza. In poche ore nel capoluogo partenopeo Papa Bergoglio si reca nella casa circondariale Giuseppe Salvia, dove pranza con una rappresentanza dei detenuti, venera le reliquie di San Gennaro nel Duomo e rassicura i giovani durante l'appuntamento al lungomare Caracciolo. A tutti il pontefice chiede di non scoraggiarsi anche se la società li lascia senza lavoro e senza futuro e li invita a credere nel matrimonio pur se oggi duramente in crisi e sotto attacco. Il 6 giugno Papa Francesco è nuovamente pellegrino di dialogo e per il suo ottavo viaggio apostolico visita Sarajevo, auspicando una primavera di pace per la Bosnia ed Erzegovina. Nella Gerusalemme d'Europa, così definita per la coesistenza di diverse culture ed etnie, il pontefice celebra la messa nello stadio Koshevo, spiegando che la pace è un lavoro artigianale. In tale cammino le diverse confessioni religiose hanno un compito primario perché il dialogo interreligioso, prima ancora di essere discussione sui grandi temi della fede, è una conversazione sulla vita umana. E Papa Bergoglio lo ribadisce pregando nel Centro Studentesco Francescano Internazionale insieme con i rappresentanti delle confessioni religiose del paese. Un paese i cui giovani guardano al futuro con la consapevolezza di un passato doloroso che assume i lineamenti di quanti gli orrori della guerra li hanno vissuti sulla propria pelle. Durante l'incontro con i sacerdoti, religiose, religiose e seminaristi nella Cattedrale del Sacro Cuore, Papa Bergoglio rende omaggio a questi martiri dei nostri giorni, ribadendo che fare memoria non vuol dire intraprendere la strada della vendetta, ma perdonare per costruire la vera pace. L'espressione più sublime del perdono e della speranza il pontefice la contempla il 21 e il 22 giugno durante la visita a Torino in occasione dell'ostensione della sindone del bicentenario della nascita di San Giovanni Bosco. Dinanzi a quel delicato telo di lino, Papa Francesco prega incontrando non solo lo sguardo di un Dio eterno che entra nella storia, ma anche gli sguardi di quanti oggi patiscono la fame, l'indifferenza, la ferocia della logica del guadagno. Tra i tanti incontri, da quello con i salesiani e le figlie di Maria Ausiliatrice all'appuntamento alla chiesa del Cottolengo con gli ammalati e i disabili, fino al dialogo con i giovani in piazza Vittorio Veneto, quello più vibrante è con il mondo del lavoro. Il lavoro è fondamentale, lo dichiara fin dall'inizio la Costituzione italiana, ed è necessario che l'intera società, in tutte le sue componenti, collabori, per esso ci sia per tutti e sia un lavoro degno dell'uomo e della donna.
Dal 5 al 13 luglio il pontefice in America Latina per il suo viaggio apostolico in Ecuador, Bolivia e Paraguay. Durante la prima tappa del suo nono pellegrinaggio internazionale, il pontefice visita anzitutto il santuario della Divina Misericordia di Guayaquil per poi celebrare la messa nel Parque de los Samanes, dedicandola alla famiglia. La fede profonda del paese si fa concreta anche durante la messa celebrata a Quito, nel Parco del Bicentenario, dove è risuonato il primo grido di indipendenza dell'America ispanofona. Tutti, Papa Francesco chiede di non rassegnarsi a quel diffuso individualismo che ci separa e ci pone l'uno contro l'altro, ma di accettare la proposta concreta di Gesù. Il richiamo alle urgenze ecologiche risuona con forza anche in Bolivia. L'occasione, tra i tanti appuntamenti in agenda, è il secondo incontro mondiale dei movimenti popolari. Dinanzi ai danni forse irreversibili all'ecosistema, un'economia che uccide, Papa Bergoglio riconosce che non esiste una ricetta, ma un cammino condiviso. Pur se con ritmi serrati nel corso dei suoi viaggi, Papa Bergoglio trova sempre il tempo di incontrare gli invisibili della società, come gli ospiti del centro di rieducazione di Santa Cruz Palmasola. In Paraguay, presso il santuario mariano di Cacupé, il pontefice rinnova l'atto di affidamento del paese all'Immacolata Concezione di Maria, rendendo omaggio alla donna paraguayana, la più gloriosa d'America. Settembre si caratterizza per un altro viaggio di grande valore. Tra il 19 e il 28 Papa Francesco si reca a Cuba e negli Stati Uniti anche per celebrare le nuove relazioni tra i due stati. Nella messa in Plaza de la Revolución a La Habana il pontefice parla della logica dell'amore di Gesù che sconvolge le nostre logiche di grandezza e di potere. Un richiamo fatto anche ai giovani del centro culturale Padre Felix Varela, ai quali il successore di Pietro chiede di sognare coltivando la speranza e la cultura dell'incontro. Nei tre giorni trascorsi sull'isola e culminati con la messa nel santuario della Virgen della Carità del Cobre a Santiago, il pontefice invoca la pace in Colombia e sottolinea che la misericordia di Dio è più grande di ogni ferita, di ogni conflitto e di ogni ideologia. La tappa negli Stati Uniti è divisa tra Washington, dove Papa Francesco canonizza il beato padre Junipero Serra, evangelizzatore della California, e tiene uno storico discorso al Congresso, esortando al rispetto delle libertà ed esprimendosi contro ogni forma di violenza. A New York, dove il pontefice prega al memoriale di Ground Zero, insieme con i leader religiosi della città, esorta tutti a essere profeti di riconciliazione e parla dinanzi ai membri dell'Assemblea Generale delle Organizzazioni delle Nazioni Unite, chiedendo soluzioni urgenti ed efficaci dinanzi ai mali che affliggono il pianeta. E infine a Filadelfia, dove il successore di Pietro abbraccia alcune vittime di abusi e celebra la messa per l'incontro mondiale delle famiglie. Il 10 novembre Papa Francesco si reca a Prato, dove venera la reliquia della Sacra Cintola della Madonna e torna a parlare dell'importanza di avere un lavoro degno, e poi a Firenze in occasione del 5° Convegno Nazionale della Chiesa Italiana. Nel capoluogo toscano il pontefice tiene un discorso denso e programmatico nella cattedrale di Santa Maria del Fiore. A tutti chiede di non cercare di addomesticare la potenza del volto di Cristo e di portare per le strade del mondo l'umanesimo cristiano. Giovani, superate l'apatia. Per favore, non guardate dal balcone la vita, ma impegnatevi, immergetevi nell'ampio dialogo sociale e politico. Sempre nel mese di novembre il pontefice si reca per la prima volta in Africa per visitare tra il 25 e il 30 il Kenya, l'Uganda e la Repubblica Centrafricana. A Nairobi Papa Francesco ricorda che il nome di Dio non può essere usato per giustificare l'odio e la violenza durante l'incontro ecumenico, parla di ambiente nella sede dell'UNONU, il quartier generale dell'ONU in Africa, e denuncia le ingiustizie sociali tra i poveri di Kangemi. In Uganda il momento centrale della visita è la messa per il 50° anniversario della canonizzazione dei martiri ugandesi. La testimonianza di quanti hanno pagato con il sangue la propria fedeltà, precisa Francesco, non va custodita in un museo ma tramandata in ogni luogo, perché non sono i piaceri mondani o il potere terreno a dare gioia e pace durature, ma la fedeltà a Dio. L'ultimo viaggio del 2015 ha come protagonista la Repubblica Centrafricana, martoriata da sanguinosi conflitti interni e tensioni sociali. A Bangui, Papa Bergoglio, apostolo di speranza, dà simbolicamente inizio al Giubileo della Misericordia, spalancando non solo la porta santa della cattedrale, ma anche il cuore di tanti uomini e donne prostrati dalla violenza, ormai quasi incapaci di credere in un futuro migliore. Bangui diviene la capitale spirituale del mondo, dichiara: la forza e la potenza di Dio guariscono l'uomo e lo rendono capace di cominciare una nuova vita.